E bentornati qua ragazzi sul mio canale YouTube. Come state? Spero bene, io anche. Dai, prima di iniziare il gameplay, ragazzi, vi vado a ricordare che sono in live tutti i giorni, quasi tranne lunedì. Link in descrizione del mio canale. Ovviamente in descrizione potete acquistare questo e tanti altri giochi scontati, ragazzi. Detto questo, si parte. Allora, oggi cosa ho fatto? Ho acquistato un nuovo camion, ragazzi. Ovviamente ho fatto un po' di modifiche dietro le quinte, perché sennò veramente durava un sacco il gameplay facendo l'acquisto. Anche se ho intenzione presto di comunque cambiarlo di nuovo. Voltare Allora, a sinistra. questa dovrebbe essere una skin. Comunque, ho messo anche una mod, ragazzi, Prepararsi del a voltare a traffico. destra. Certo, del traffico Voltare a reale. destra. Non so se funziona, però dovrebbe essere abbastanza interessante la cosa. Oggi andiamo a Firenze, ragazzi. Partiamo Prepararsi sempre a da Verona, voltare a perché è la destra. mia città d'origine. Per fortuna che il Voltare carico a è qua destra. dietro l'angolo. Quindi andiamo a prendere il nostro carico. Qui Dov'è? termina il nostro Eccolo viaggio. qua. Perfetto. Allora, vai così. Lavoro autonomo. Allora, lavoro. Eccolo qua. Verona, Firenze. È ora di andare. Ok, andiamo. Certo. Non so cosa trasportiamo. Poi sicuramente lo leggete dal titolo, eventualmente. Era da un po' che non vi portavo Eurotrack, ragazzi, per il semplice fatto che avevo altri giochi in programma. Devo riportarvi anche. Come si chiama? SnowRunner, ma devo vedere un po' il tempo, ragazzi, perché non ho tempo comunque a disposizione più di tanto. Ultimamente sono abbastanza impegnato. Comunque questa dovrebbe essere una skin, credo, non ne sono sicuro. Beh. Allora, vai, attaccami Via. tutto. Andiamo, andiamo. Certo, dopo ci faccio la copertina quando sono in tangenziale, così almeno faccio anche la copertina per YouTube. Adesso vi dico anche cosa trasportiamo per l'esattezza. Dov'è? Eccolo qua, a Firenze. Miele, trasportiamo il miele. Buono il miele, fa anche bene alla salute, tra l'altro, ragazzi. Comunque, niente, io tutto sommato sto bene. Mi scuso ovviamente se in questi giorni non ho potuto portare più di tanti Voltare a giochi. sinistra. Grazie che mi dai la precedenza. Oddio, ho fatto la fiancata quasi alla macchina. Ok, comunque non frena tanto sto camion. È un Mercedes, Prepararsi a ma voltare a sicuramente ci sinistra. devo guardare nelle impostazioni qualcosa, perché Voltare a sinistra. mi sono reso conto che non frena più di tanto, però sicuramente sarà qualche impostazione. Quindi oggi camion nuovo, ragazzi, perché comunque il Mercedes, quello che avevo prima era uno Scania. Dopo un po' lo Scania è sempre quello. Comunque, ragazzi, se avete bisogno di Prepararsi loghi a voltare a o sinistra. grafiche, vi lascerò in descrizione un canale per andare appunto a vedere se Voltare volete a acquistare sinistra. frena. Porca di quella. Oddio, ho fatto la fiancata alla Ferrari, mannaggia. Comunque la skin del reale funziona, eh? Funziona perché c'è la Ferrari davanti. Quindi mi sa che funziona alla grande. Casomai, se la volete, ragazzi, scaricare. Dopo vi dirò il nome, magari apparirà nello schermo. Come nello schermo apparirà anche, ragazzi, i loghi nuovi che ho messo, che mi hanno fatto gentilmente. Comunque sono 240 km, non è tanto, quindi tanta roba. Ok, detto questo, ragazzi, sono un po' malato, però penso che lo sentite dalla voce, non lo so. Ok, per l'appunto, ragazzi, ho fatto un piccolo taglio, che la mia tosse ultimamente è sempre quella che è. Allora, se mi apre la sbarra qua magari ne sarei contento. Grazie. Grazie per la sbarra, signora sbarra, mi raccomando. Comunque sono contento che Eurotrack comunque vi sia di vostro gradimento, anche se mi aspettavo più risultati rispetto ad American Track e così via. Dove devo andare? Dritto? Sì, penso di qua, no? Penso, spero. Sì, di qua ho fatto giusto. Comunque penso che il traffico sia reale, nel senso che ho messo questa mod che rende il traffico reale, a quanto pare lo dovrebbe essere, spero, perché non so se funziona, infatti. Io di solito non vi lascio le mod in descrizione perché prima vorrei essere sicuro che funziona. Però se la volete provare al limite me lo dite, che poi vi passo il link. Anche se mod esterne io di solito non metto il link. Però se l'appunto per l'appunto se lo volete vedere in Discord, la potete vedere in Discord, che vi invito sempre a passare. A passare. Scusa camion, volevo far vedere ai nostri amici dall'esterno il nuovo camion. Mi ho fatto qualche errore, mi sa, nella configurazione. Vabbè, comunque ho presto intenzione di cambiarlo, perché a me Mercedes Finirsi a non è che destra. piace tanto. Uscire a destra. Mi piace più lo Scania. Ho lo Scania e il Volvo. Questi sono gli unici mezzi Uscire che a destra. attualmente mi piacciono di più di Eurotrack. Non so perché, ma vabbè. Comunque, se voi avete qualche consiglio su qualche Finirsi a destra. mod,
o comunque volete vedere qualche moto particolare, fatemelo sapere che io la vado a scaricare, ovviamente. Cioè, sempre se è possibile scaricarlo. Ah, ce l'ho anche qua, retardo, è ottimo. Ho visto che questo camion non frena. Ok, perfetto ragazzi. Bella sta grafica comunque di Aerotrack. È una fantastica grafica. Comunque se qualcuno è di Firenze, ragazzi, ve lo faccio sapere che nel prossimo video magari cercherò di salutarlo, se mi ricorderò. Ok, ragazzi, perfetto. Comunque sì, sembra che sia abbastanza reale sta mod che ho messo del traffico. Dovrebbe essere una mod del traffico comunque, perché come vedete c'è la panda. Bella la panda. Lol, bellissima. Bella, bella, bella. Ovviamente gli diamo giù di gas, ragazzi, perché sapete meglio di me che il gameplay vola. Ahimè. Comunque ci faccio anche uno screenshot. Ok, giusto per... Mi metto bene in carreggiata, magari. Sì, sto Mercedes non mi piace molto. Non so, se a voi piace, magari ci posso fare un altro episodio. Fatemi sapere con un bel like, ragazzi. E se volete sostenermi, magari condividete anche. Vi ricordo di iscrivervi qualora lo volete fare, e vi ricordo anche di attivare le notifiche per non perdere nessun episodio ogni qualvolta carico un video su YouTube, perché alle volte YouTube manda le notifiche quando vuole. Comunque sto riprendendo a fare i video in 1080p, così almeno avete una qualità migliore per voi. Invece, ok, scusate le notifiche, ragazzi, mi sono dimenticato di disattivarle, anzi le vado già a fare adesso sperando di non schiantarmi. Comunque mi devo spostare di carreggiata. Ok, allora mi disattivo subito le notifiche perché la gente comune non sa che registro quest'ora, perché per me, ragazzi, sono le 8 di sera, le 8 e mezza di sera, perché oggi purtroppo non ho avuto tempo di registrare durante questa settimana, sono stato abbastanza impegnato che non vi entro nello specifico, però comunque sono stato abbastanza impegnato. Comunque sì, ammazza se è reale sto traffico, ragazzi, ammazza. È realissimo, raga. Diventa più divertente portare un episodio così, in questa mod del traffico reale. Ci sta, ci sta. Comunque, devo fare un'altra copertina dal davanti. Oddio, frena, frena, frena. Oddio, frena, frena, frena. Oddio. Oddio, oddio. Vabbè, ce la faccio così, poi mi rimetto in prima persona, se no mi vado a schiantare io. Perché se lo guido dall'esterno, poi con quella visuale, ho voglia di schianti che ne faccio. Comunque, sì, è molto reale sta mod che ho messo. Sì, perché c'è un traffico bestiale, c'è un traffico bestiale. Ma meglio, meglio, più bello, più bello. Più bello questo mod del traffico, molto più realistico. Perché ovviamente senza mod non dà comunque. Comunque ragazzi, come sempre, su Eurotrack io chiacchiero, chiacchiero, perché comunque su farming sono più concentrato a fare le lavorazioni, diciamo, che ci sono da fare. Invece qui su Eurotrack chiacchierò abbastanza, quindi non ho problemi. Però non capisco come mai sta mod, sta skin, è un po' buggatina. Mi sa che la devo togliere. Poi la tolgo perché vedo che è un po' buggatina. Cioè, non so se lo vedete voi, ma almeno a me mi dà un po' di tipo frame lag, non lo so. Non so se voi lo vedete. Però a me sì. Comunque sì, è molto reale sto traffico. E quanto traffico che c'è qua avanti. Che succede? Si è bloccato qualcuno? Che casino, che casino, ragazzi, che casino. Che casino. Devo uscire perché mi sa che c'è stato un incidente, credo. Per quello che c'è sto Inizia a traffico. sinistra. Eh sì, ammazza, raga. Però, ops, ne ho fatto un altro anch'io. Ok, anche qua ce l'ho. Ammazza che trombe piccole che c'ha. No, è meglio lo Scania, ragazzi, assolutamente meglio lo Scania. Comunque, qua c'è stato un incidente, però io passerei lo stesso, perché io sono io, no? Ma non ci passo io di qua, o sì? Ops, ho fatto la fiancata, già il camion nuovo. E vabbè, dai, tanto paga l'assicurazione. Hashtag mi dissocio. Ok, non fatelo a caso, ovviamente. Non fatelo a casa, io lo faccio perché comunque il gameplay se no dura 30 giorni qua, l'episodio. Io posso lo stesso vedere qua. Non so cosa sia successo, magari vediamo se più avanti ce lo dice cosa è successo. Non so perché hanno chiuso
un tratto di carreggiata. Vediamo un po' perché. Ah, perché c'è stato un frontale. Ma no, una macchina ha preso fuoco. Eh sì, una macchina ha preso fuoco. Ops. Scusa, scusa macchina, tanto prende fuoco tutto. Io ci passo di qua. Sì, ci passo, dai. Mi sa che non ci passo invece. Credo. Oh sì. Sì, dai, ci sono passato. Ha fatto su anche i pompieri. Oddio, lol. Vabbè, un salutino anche a tutte le forze dell'ordine, ovviamente, che non mi seguono, però comunque va bene. Va bene ragazzi, dai, ci facciamo questo viaggiotto. Ok, non avevo voglia di fare tutto il giro, che tanto poi alla fine ci ricollega qua. Non so che non è stato realistico questo, però vabbè, alla fine. Amen. Quanti chilometri mancano? Ne mancano 95. Beh, sarà un breve gameplay questo. Vabbè, dai, meglio breve che mega lungo, no? Anche se non mi tocca farlo in due parti, quindi preferisco un breve viaggio, ma che sia molto intenso in questo caso. Comunque, sono contento dei risultati miei su YouTube, anche se qualcuno di voi non è iscritto al mio canale, perché non lo so. E spero che mi iscriviate, ragazzi, iscrivete, perché comunque il mio obiettivo sarebbe arrivare ai 1000 iscritti, sperando di un domani arrivarci. Di certo non ci arriverò con questi giochi, ma comunque spero di arrivarci, veramente lo spero tanto. Poi comunque nei prossimi giorni cercherò di registrare anche con Gianluca e con altra gente, comunque, perché sono abbastanza impegnato, ragazzi, purtroppo sono piuttosto impegnato. Comunque mi sa che mi sia resettata la grafica iniziale di Euro Truck, perché di recente c'è stato un aggiornamento, mi sa che mi ha scombussolato la grafica. Comunque devo andare di là. Mi lascia passare la macchina? Beh. Pronto, frena, 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 frena. Poi ci devo dare uno sguardo alla grafica, ragazzi, perché sto vedendo anche adesso che comunque non mi dà i bei dettagli che mi dava prima. Anzi, fatemi vedere un po'. Fatemi vedere un attimo. Allora, grafica. Eccola qua. Semplice, dov'è? Dov'è? Ah, ecco, mi ha messo tutto a medio. Ma perché? Ma perché? Ma perché mi ha messo tutto a medio, raga? Cioè, vi è capitato anche a voi per caso? Perché a me mi ha messo tutto a medio, non lo so per quale motivo. Allora, faccio un piccolo taglio, ragazzi. Ok, ragazzi, sono ritornato, ho fatto un piccolo taglio, ho sistemato un pochino la grafica. Ho messo ad ultra, adesso vi faccio rivedere anche a voi, così non c'è trucco e non c'è inganno. La grafica, vedete, ultra. Così almeno avete più qualità anche voi, perché sinceramente non mi piaceva come era prima. Non so per quale motivo mi ha messo così. Boh, chissà, magari dopo l'aggiornamento si è scombussolato qualcosa. Oh, la pula! Mi aspetti che volevo fare la copertina? Ma niente. Niente copertina con la pula, sarà per la pula dopo. Eh? Non so, qualcosa ho detto. Comunque questa mod è qualcosa di spettacolare, spero che venga aggiornata, magari nel prossimo video ci rimetterò il Turbo Star. Che dite voi? Fatemelo sapere con un bel like o con un bel commento, ragazzi, io i commenti li leggo, non avete paura di scrivere che non vi mangio, non vi mangio e non vi banno, non sono così cattivo come qualcuno mi definisce, anzi, anzi. Che fa questo? Oh, amio! Vabbè, sto amio mi stringeva la strada come non ci fosse un domani. Vabbè, comunque due copertine almeno le ho fatte. Poi se vedo qualcosa di più interessante faccio un'altra copertina. Comunque c'è già il titolo pronto, ovviamente. Comunque non so quando esca sto video, ragazzi, ma comunque spero che avete trascorso un buon inizio settimana, almeno voi, perché io purtroppo sono stato leggermente incasinato. Tenersi a E destra. non vi dico Uscire a quanto, destra. vi dico un bel po', solo stasera ho avuto tempo per registrare un episodio di Euro Truck. Uscire a destra. Livorno, oh bella Livorno, Livorno, e Andare conoscevo dritto. una di Livorno, vabbè mi dissocio, robe che non si possono dire su YouTube, se no YouTube mi dà il bollino. Salutiamo YouTube, salutiamo anche gli algoritmi. Ok, facciamo vedere anche ai nostri amici dall'esterno il camion. Ok,
Penso che anche a voi piace la visuale esterna. Non ho configurato le ruote perché questo comunque è un camion provvisorio. E poi ritornerò con lo Scania, ovviamente. Quindi l'ho messo così proprio default, default. Ho messo solo il navigatore, le luci, strade, quelle fighe. Ok, comunque c'è un autobus. Bello l'autobus. Comunque vi ricordo ragazzi che questo gioco è solo un gioco per PC, purtroppo. Per gli amici di console c'è tipo un truck driver, che è molto simile a questo, però ovviamente non è uguale. Ok, ma qua devo pagare il telepassero di là. Si muova, signor autobus. Il cliente si aspetti che arrivi in ritardo, ma se no poi comincia a suonare questo. Ok. Vai, vai, paga, paga. E io pago. Comunque questo camion non so quanto mi è costato, ma mi sembrava un 300.000 euro, mi sembrava. Boh. Dubbio mi dissocio, mi dissocio. Comunque spero che mi sentite bene, perché non so mai come mettere sto microfono ogni volta, ma qua cosa c'è stato qua? Sì, comunque, ok, la mod Inizi a funziona, destra. funziona alla grande la mod. Giri a destra. Forse un po' troppo. Vabbè. E vabbè, Giri a ci destra. sta, dai. E rende la cosa più bella. Ok. Ovviamente vi dirò il nome della mod, Destra. non vi metterò il link ragazzi, vi dirò il nome della mod del traffico reale. Perché è molto Sinistra. reale sta mod. E non posso metterla perché ci sono i crediti, poi. Poi mi segnalano il video. Poi vi metto tutto i nomi in descrizione ragazzi, eh. Vabbè, comunque ridendo e scherzando siamo arrivati, eh. Prepararsi a voltare a Sì, destra. prepariamoci a voltare a destra e poi a sinistra. Voltare a Ok, destra. certo, diamo la precedenza. Ok, non c'è nessuno. Qua non ho fatto grossi danni. Commentate voi con quanti danni che ho fatto, eh. Hashtag danni. E saluto anche Danny. Dunque, il mio Attacco. moderatore di Twitch, saluto anche tutti i mo miei moderatori, ragazzi, ovviamente. E c'è lo stop, bello sto furgoncino. Voltare Buongiorno, a sinistra. furgoncino. Ok. Era da tanto che non mi portava Eurotrack, eh? Era da un bel po', era da un bel po' Dirigersi a destra. veramente. Sì, mo mi tengo a destra. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Sì, mo vado in uscita. No. Uscire adesso. Ok, ragazzi, direi che siamo arrivati. E Voltare a poi sinistra. concludiamo anche il gameplay. Ora ho preso un po' larga, andiamo alla Logitech. La Logitech ha bisogno del miele. Buono. Mi apra, signora Logitech. È stato Ah, e avviato. se la Logitech mi vuole mandare qualche volante, ragazzi, sono a disposizione a testarlo e anche farci una recensione. Parcheggio semplice dal nostro portafortuna e dove lo vuole, dietro lo vuole. Salutiamo la Logitech, ovviamente. Hashtag Logitech. Ok. Sai cosa farei? Non lo so. No, mi dissocio. Buongiorno, signora. Senta, lei che è della Logitech, se mi vuole mandare qualcosa, me lo dica, eh. Non ho problemi. Ok. Ha detto che poi va a vedere in magazzino se è rimasto qualcosa in più. Ok, ragazzi, a parte gli scherzi, siamo arrivati. Quindi direi che stacchiamo qui il gameplay. Oddio, frena. Devo sistemare poi il controllo qua di frenata. Sì, comunque c'è una cosa da sostituire poi, come vedete, lì nella configurazione lampeggiantosa. Ok, allora, com'è che si fa T? Ok. Com'è andato il lavoro? Eccellente. Beh, dai, ottimo. Livello 6, bonus 6. Ok, siamo divini, noi siamo supereroi. Ok, ragazzi, noi... Come sempre, ci salutiamo, ci vediamo presto ragazzi in un prossimo video. Quindi commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su. Detto questo, noi ci vediamo presto. Ciao.